Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Ho il piacere di intervistare l'onorevole Elena Pagano, Movimento 5 Stelle, all'Assemblea regionale siciliana. Bentrovata. Grazie. Tra l'altro un volto giovanissimo, 27 anni, mi Sì. permetto di dirlo, pronti via, catapultata da un anno nella vita politica della nostra regione. Allora, voglio anche presentare un po' le sue cariche. Lei è segretario del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ma anche vicepresidente prima commissione affari istituzionali. Tra l'altro, da questo prendo spunto di un progetto che lei sta portando avanti con grande fervore, sta puntando sui giovani, giovani Sì. integrati nelle istituzioni, coinvolgendoli anche in giornate tipo per come avvengono tutto l'iter da fare le leggi, come si approvano. Sì, assolutamente. Giovani e giovanissimi. Ho fatto questo progetto che per quest'anno è stata, diciamo, un esperimento portato avanti con i bambini di quinta elementare e delle scuole medie. L'abbiamo fatto anche con qualche classe delle scuole superiori. Ho formato questi ragazzi spiegando loro cos'è la politica, cos'è l'Assemblea regionale siciliana e li abbiamo resi protagonisti. La prima domanda che ho fatto loro è stata: quali leggi deve fare un legislatore? Sono venute fuori proposte di legge bellissime, Tipo? disegni di legge contro la povertà, disegni di Cioè legge uno non sulla... deve essere No, povero. le istituzioni devono aiutare i cittadini che versano in condizioni di povertà. O ancora disegni di legge sulla tutela dell'ambiente, in cui il primo articolo era: i cittadini devono fare la raccolta differenziata. Quindi E, gli insomma, adulti avrebbero da imparare, sì, sicuramente. tantissimo, tantissimo. Quindi Abbiamo imparato veramente tanto. io non parlo per lei perché è giovanissima e veramente con una bella carica positiva, però è un discorso molto coerente che bisogna puntare sui giovani, sui bambini, proprio perché secondo me un po' dalla famiglia stanno sfuggendo dei principi molto importanti. Sì, E ecco anche da dove perché... nasce il problema. Insomma, il bambino va anche aiutato in un percorso quando la famiglia purtroppo viene a mancare su dell'educazione civica di tutti i giorni. Sì, si tratta di educazione civica e anche di percezione che i bambini hanno della politica. Molte volte vedono la politica soltanto come le campagne elettorali o come teatrini che avvengono in televisione. Invece, proprio i bambini sono riusciti a cogliere l'aspetto più importante e da parte sia delle insegnanti che di alcuni genitori ho avuto feedback veramente positivi. Mi hanno ringraziato, ora ad esempio iniziano a seguire le dirette che trasmettiamo delle sedute d'aula in Assemblea regionale siciliana, quindi la politica è importante. Insegniamolo ai bambini per farlo capire ai più grandi. Questo sicuramente, anche perché sono dei semi che state Sì, piantando e sicuramente porteranno dei frutti importanti. assolutamente. Onorevole, un aspetto che lei si è battuta tanto e sta lottando tanto è il problema dell'acqua. L'acqua è la fonte più importante di cui abbiamo bisogno in Sicilia, purtroppo non si sa per quale motivo. Soprattutto negli ultimi anni che piove tantissimo, come mai abbiamo i problemi sempre d'acqua? Allora, in Sicilia quando si parla di acqua si affrontano diversi problemi che vanno dagli impianti alla gestione proprio del servizio idrico. Io le cito il mio esempio. Io vengo da Troina, in provincia di Enna, lì c'è un'ATI, il servizio idrico è affidato ad una società privata, arriviamo a pagare l'acqua fino a 4 euro al metro cubo per un servizio che molte volte è carente. Basti pensare che da gennaio, ad esempio, non avviene più la fatturazione per problemi a livello del software. Quindi i cittadini pagano l'acqua a peso d'oro e non si trovano un servizio degno di questo nome. L'acqua deve essere pubblica per volontà dei cittadini, abbiamo fatto un referendum, è stato bello, emozionante, però di fatto la situazione è questa. In provincia di Enna, come in provincia di Caltanissetta, siamo riusciti ad ottenere delle commissioni tecniche che sono state nominate dal presidente della regione e dall'assessore competente che valutavano proprio il servizio idrico. Il parere di queste commissioni non è vincolante, quindi vogliamo fare ancora di più. Anzitutto,
abbiamo chiesto con un ordine del giorno l'istituzione di una commissione speciale di indagine e di studio per anzitutto avere il quadro completo della situazione in Sicilia, cioè come viene gestita l'acqua in Sicilia. Ma perché secondo lei ci sono anche delle ci sono degli illeciti in merito? Ma la cronaca giudiziaria parla di acqua, ha parlato negli ultimi tempi di acqua, pensiamo ad esempio al caso più eclatante che è quello di Girgenti Acque, per non pensare poi a tutte quelle situazioni che riguardano i depuratori. In Sicilia ci sono decine di depuratori che sono sotto procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, quindi dobbiamo anzitutto capire e con questa commissione mi auguro che da parlamentari riusciamo a trovare delle soluzioni. Onorevole, un altro tema che so che le sta molto a cuore è l'agricoltura, tra l'altro è una delle fonti più importanti del nostro reddito della Regione Sicilia. Dove nasce il problema? Perché sappiamo che è un problema centralizzato da Roma, ma in realtà anche un grosso problema a livello europeo. Sì, è un problema a livello europeo riguarda Roma, ma soprattutto riguarda la regione siciliana. In Sicilia sono stati assegnati più di 2 miliardi di euro nella vecchia programmazione del PSR e noi ad oggi non possiamo tracciare un quadro completo di come questi soldi siano stati spesi. Io vengo dalla provincia di Enna, orgogliosamente terra a vocazione agricola, per lo più agricola e zootecnica, e ho visto come molti agricoltori hanno subito questa programmazione. Ma non tanto da parte della Comunità Europea, quanto dal modo in cui sono stati scritti e redatti i bandi all'interno della regione siciliana. Quindi ci sono persone che continuano a perdere tutto perché hanno deciso di convertire i propri terreni in biologico, quindi assolvendo anche una funzione bellissima per la nostra terra, la loro funzione da custodi della terra, e ad oggi non si vedono i contributi che dovevano toccare loro già dal 2015. Una situazione drammatica, è da gennaio che chiedo all'assessore Bandiera di venire a riferire in terza commissione, così che anche il Parlamento sappia come si sta agendo, quante volte si è andato a contrattare con AGEA per risolvere queste anomalie che sono state ritenute causa allora, del problema. Allora io colgo questa sua segnalazione per invitare l'assessore Bandiera a rispondere a questa sua domanda, come di fronte ai cittadini, sia lei come assemblea regionale, ma anche ai cittadini, perché vogliamo capire cosa è successo e quali siano i nuovi piani di sviluppo per mettere a reddito l'agricoltura, che credo che sia un'emergenza e ha bisogno di risposte. Assolutamente. Quindi confidiamo in lei che insomma stressi anche l'assessore a dare delle risposte. Guardi, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle da opposizione assolve alla funzione di indirizzo e di controllo politico. Lo sappiamo fare. Ecco. No, di questo guardi, non ho dubbi. Infatti facciamo un altro salto e parliamo, ci lasciamo alle spalle tutto il periodo appunto delle elezioni europee. Nonostante i nuovi scenari che sono un po' cambiati a livello nazionale, voi rimanete il primo partito in Sicilia, sì. Quindi una piena vittoria vostra proprio come gruppo di Movimento 5 Stelle qui in Sicilia. Come mai? Sapete fare gruppo meglio rispetto ai vostri colleghi del nord o i cittadini insomma vi stanno dando piena fiducia? Allora, dovrei essere modesta, dovrei ostentare modestia, ma non lo faccio, perché in Sicilia siamo un gruppo all'interno dell'Assemblea regionale siciliana di 20 deputati. Noi proprio come nostro modus operandi, quando facciamo un atto lo sottoscriviamo tutti e 20, quindi significa che se c'è un problema in un comune piccolissimo e un deputato fa la segnalazione o propone una soluzione, non è una soluzione proposta da un singolo deputato, ma da 20 deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Non ci siamo mai montati la testa, motivo è anche perché noi orgogliosamente tagliamo lo stipendio e lo devolviamo ad un fondo con cui poi finanziamo dei progetti importanti per la nostra regione. Siamo sempre a contatto con le persone e crediamo nel nostro concetto di portavoce. È un messaggio molto importante perché al cittadino piace vedere delle persone con i piedi per terra, perché secondo me si perdono anche i voti
i punti proprio quando vedono che uno perde questi obiettivi che sono le cose più importanti, non allontanarsi proprio dal popolo, dal modo di pensare. Sì, e noi diciamo anche dal regolamento abbiamo dei forti paletti che ci permettono di essere quello che siamo, la prima forza politica in Sicilia. Evidentemente questo ai siciliani piace, perché i siciliani hanno anche bisogno di questo. Per esempio, io ho 27 anni, sono giovanissima, ma ci sono miei colleghi deputati che sono deputati da quando io sono praticamente nata, da quando ho imparato a camminare, loro già sedevano sugli scranni di Sala d'Ercole. Quindi, allora, siamo in chiusura della nostra intervista. Le faccio proprio velocissimamente un'ultima domanda, proprio inerente anche al suo incarico, alla sua carica istituzionale all'Assemblea regionale. Proprio da recente tre regioni del nord, come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, hanno avanzato un'accelerazione del regionalismo differenziato rispetto a tutte le regioni d'Italia. Noi siamo una regione a statuto speciale. Che cosa dobbiamo fare per far funzionare questa autonomia? Allora, quando si è affrontato il tema del regionalismo differenziato, ci siamo fatti una domanda. Se noi già abbiamo uno statuto nostro, lo statuto della regione siciliana risale al 1946, quindi prima ancora della Costituzione della Repubblica Italiana. Noi abbiamo competenze, noi abbiamo poteri, noi siamo diversi rispetto a tutte le altre regioni a statuto ordinario. Perché dobbiamo avere paura se un'altra regione chiede il regionalismo differenziato, chiede di avere più autonomia, nemmeno uno statuto speciale? Quindi evidentemente c'è un problema se noi abbiamo paura. Per questo motivo in Commissione Statuto abbiamo fatto diverse audizioni, abbiamo audito la Commissione Paritetica, abbiamo audito costituzionalisti diverse correnti di pensiero, dagli autonomisti a chi pensa che lo Statuto della Regione Siciliana stia scadendo talmente tanto che forse è il caso di lasciarlo perdere. E siamo arrivati ad elaborare un ordine del giorno che poi è stato sottoscritto dall'intera Assemblea Regionale Siciliana, in cui impegniamo il governo Musumeci a anzitutto fare una ricognizione sull'attuazione dello statuto. Abbiamo articoli dello statuto che non sono mai stati attuati e naturalmente, se questo regionalismo differenziato deve avvenire, ma lo dice la stessa Costituzione, devono esserci degli standard che siano uguali per tutte le regioni. Allora, viva la nostra autonomia, perché vogliamo essere propositivi, che cominci a essere proprio sfruttata per come giusto sia fatto. Onorevole, grazie e tanti auguri per la sua giovanissima età, ma non come se fosse veramente già avanzata di età, perché veramente di una preparazione e uno spessore veramente notevole. Grazie. Grazie a lei e buon proseguimento dei nostri programmi.